tutti di prendere posto. Benvenuti alla presentazione del rapporto nazionale pesticidi nelle acque 2018. Sono Luca Marchesi, direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia e vicepresidente del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Innanzitutto porto i saluti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, onorevole Gianluca Galletti, che non ha potuto raggiungerci in apertura al netto della verifica della sua agenda della mattinata, per vedere se riuscirà a portarci un saluto nel corso dei lavori, e del Presidente dell'ISPRA, nonché Presidente del Sistema, Stefano Laporta, che invece è stato trattenuto da un imprevisto. E quindi per me è un onore, oltre che un piacere, condurre i lavori di questa giornata in cui presentiamo un rapporto importante, un rapporto dell'Istituto. L'agenda l'avete vista, prevede l'illustrazione dei contenuti del rapporto a cura dell'ingegner Pietro Paris, che è qui alla mia destra e che è il responsabile della sezione sostanze pericolose di ISPRA, e poi una tavola rotonda in cui abbiamo chiamato alcuni protagonisti, alcuni attori delle attività di monitoraggio, controllo, autorizzazione, valutazione in questo campo, con cui proveremo a discutere alcuni dati, alcune prospettive da diversi punti di vista. Io dico soltanto alcune cose in apertura prima di passare alla illustrazione dei risultati, che sarà preceduta da un piccolo inserto video a cura di ISPRA TV e di Ricicla TV, che ci introdurrà anche attraverso le immagini, insomma, in questi contenuti, in questa materia. Quello che voglio dire è che il rapporto, come lo vedremo, illustrato da Paris e come avremo poi la modo di approfondirlo nelle prossime settimane, di discuterlo, è un documento davvero importante rispetto a una pressione ambientale, quella dei pesticidi utilizzati in agricoltura, ma non solo, che vengono sempre più sottoposti all'attenzione. Di ieri è proprio la notizia di un intervento della Commissione europea, chiedevamo durante il Consiglio del Sistema, proprio che sottolineava la necessità di aumentare, incrementare le azioni di monitoraggio e conoscenza su questa pressione ambientale. Il rapporto che oggi vedremo è il risultato di una attività molto complessa di monitoraggio che coinvolge le regioni, che coinvolge le ARPA e le APA, quindi le agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome, che attraverso una presenza capillare sul territorio possono effettuare le indagini in maniera approfondita e diffusa, e coinvolge l'ISPRA, che ha il compito affidato dalla legge di coordinamento tecnico-scientifico di tutte le attività. Il rapporto del 2018 contiene i risultati delle indagini svolte nel biennio 2015-2016, quindi rappresenta una fotografia aggiornata rispetto all'ultimo rapporto che conoscete. Che cosa emerge in sintesi? Emerge chiaramente un aumento dell'efficacia del monitoraggio, che non è mai stato così ampio in passato. Sono state cercate complessivamente quasi 400 sostanze, sono stati analizzati oltre 35.000 campioni, sono stati effettuati 2 milioni di analisi. Questo per dare sinteticamente, attraverso tre numeri, quella che è la dimensione dello sforzo analitico e di ricerca che è stato fatto. Quindi uno degli sforzi più rilevanti che il sistema compie in questa materia. Sappiamo che il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale ha, anche per effetto della legge 132/2016, oggi il ruolo di produttore dell'informazione ufficiale ambientale del Paese. Quindi, come dire, un bollino che certifica la ufficialità dell'informazione prodotta dal nostro sistema. E questi dati evidenziano una presenza diffusa di pesticidi nelle acque, come peraltro è ragionevole attendersi, spesso superiore ai limiti di legge. Evidenzia un altro fatto importante che mi preme sottolineare subito, e poi sarà una delle cose che vedremo durante la tavola rotonda: la differente capacità di indagine e di analisi nelle diverse zone del Paese.
Quindi bisogna leggere con molta attenzione i dati che escono da questo rapporto per non incorrere in un fraintendimento, cioè che vi sia inquinamento laddove invece vi è capacità di ricerca. Purtroppo il dato ancora che si vede in maniera marcata, ma poi lo vedremo meglio nell'illustrazione di Paris e lo discuteremo nella tavola rotonda, è questo, che in alcune aree del paese, vuoi per la struttura della rete, vuoi per il numero di analiti ricercati, vuoi soprattutto per la capacità di detection, di analisi che hanno i laboratori, viene evidenziata una presenza di pesticidi che in altre aree del paese, dove le analisi sono meno approfondite, non emerge. Quindi da qui il vecchio adagio chi cerca trova, ecco, non si deve trarre la conclusione che vi siano zone immuni dal problema e altre dove il problema assume carattere emergenziale. Da questo punto di vista io, come vicepresidente del sistema, e credo che sia quello che avrebbe detto Stefano Laporta al mio posto, non posso che esprimere una grande soddisfazione per l'ennesima volta rispetto all'approvazione della legge 132/2016, perché attraverso la costruzione e l'armonizzazione di pratiche, io penso che arriveremo sempre di più, come già stiamo facendo, ad armonizzare le reti di monitoraggio, e attraverso la costruzione di una rete di laboratori accreditati di sistema saremo in grado anche qui di avere lo stesso tipo di capacità e profondità nell'analisi delle sostanze che oggi invece è specifica soltanto di alcune zone del nostro paese. Ciò detto, la fotografia che oggi vi presentiamo è, credo, estremamente interessante, estremamente importante, quindi direi di entrare nel vivo dei lavori della mattinata con la proiezione di questo breve inserto video che è stato curato da Ispra TV, quindi il canale televisivo dell'Istituto, in collaborazione con Ricicla TV, nell'ambito di una convenzione peraltro che ha visto il suo primo esperimento pratico, credo, in occasione della recente presentazione del rapporto controlli presso l'Arma dei Carabinieri. Saluto peraltro il generale De Laurentiis, che era tra i protagonisti di quell'evento. E quindi così, con questo inserto video, iniziamo la nostra giornata.